villa un bel coniglio alla cacciatora. Senti il profumo della salvia con questo pomodorino fresco, giusto, perfetto per la mia pausa, però il mio momento di relax. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Manila, vieni un attimo. Ma te ce l'hai un sogno nel cassetto? Ah sì, ah, ne hai più di uno, brava. Coltivali tutti, mi raccomando. Io ho sempre avuto uno di sogno, quello di poter avere una macchina che mi potesse portare in giro per il mondo, conoscere luoghi sconosciuti, gente diversa. Per questo ho fatto il rappresentante, sì. Oddio, io nella mia vita ho un po' tutto. C'ho una casa, c'ho una famiglia, con una figlia, una moglie, c'ho la suocera, il gatto col microchip, pago il mutuo, pago le bollette. Ma la mia più grande soddisfazione, Manila, è la mia automobile. Sì, la mia automobile, la mia amica fidata. Oh, io sto sempre insieme a lei. Lei mi ascolta quando io parlo e mi indica anche la strada da seguire. E consuma di meno di mia figlia. Straordinaria. L'altro giorno, mentre tornavo a casa stressato e stanco da morire dal lavoro, mi telefona mia moglie e mi dice: tesoro, passi tu al supermercato a fare la spesa? Io non dico mai di no quando si tratta di fare la spesa. Arrivo con la macchina, la parcheggio, entro dentro col mio carrellino e comincio a comprare tutto quello che incontro: salumi, formaggi, torte, verdure, frutta, ed esco felicissimo da lì. E quando esco, Manila, quando esco, non trovo più la macchina. La macchina, Manila! Mi hanno rubato la macchina! Ero disperato! Come faccio io senza la macchina? Io lavoro con la macchina, io faccio il rappresentante, sono un uomo finito senza la macchina, capisci? Allora ho chiamato la vigilanza, quelli sono arrivati e mi hanno detto: mi dai i documenti, ma ce li ho detto la macchina, e la macchina dove è finita? Ma non lo so, me l'hanno rubato, vi ho chiamato voi apposta. E dice: ma almeno si ricorda la targa, no, sono confuso, scusatemi, non mi ricordo, ma almeno il modello, il colore, dico, il colore, sì, è come quella là, in quell'angolo ce n'era una, Manila, che era uguale, precisa la mia, e funzionavano anche le mie chiavi. Che giornata stressante, Manila, veramente stressante.